Se dovessimo al giorno d'oggi provare a pensare ad un personaggio, prendiamo la DC, la DC Comics, Superman, Batman, Flash, sarebbe difficile poter descriverlo appieno, perché non è mai solo un personaggio. Vi spiego di cosa sto parlando. Superman non è solo un Superman, perché poi c'è Superboy, c'è il figlio di Lex e Clark, ovvero Connor. Batman invece è stato un Batman anche Robin, è stato un Batman anche il padre di Batman, è stato un Batman il figlio di Batman. Flash abbiamo Barry Allen, Bart Allen, Wally West, abbiamo Jay Garrick. Quindi abbiamo un'infinità di personaggi che comunque sono uno solo. Tutto questo anche grazie al multiverso, una cosa che diciamo sta andando di moda tutt'oggi, appunto per espandere il nostro mondo a nuove realtà. Ma perché vi ho fatto questo discorso? Perché oggi vi voglio parlare di tutti gli adattamenti in TV e al cinema del personaggio di The Flash, ovvero di tutta la sua evoluzione a livello televisivo e cinematografico. E nella maggior parte dei casi il personaggio è appunto Barry Allen, che è quello classico, però in altri casi a volte cambia. Quindi, ciao, sono Captain Nerd e ben trovati su Chuck e Azione. La prima apparizione di The Flash arriva nel 1979 nel film Legend of the Superheroes, che era uno speciale di due episodi della durata di 100 minuti. Il nostro velocista scarlatto era interpretato da Rod Hayes. Nel 1990 arriva la serie The Flash, che è composta da 22 episodi, di cui hanno fatto solo una stagione. A interpretare il velocista era invece John Wesley Shipp, un personaggio molto importante di cui ne parleremo anche dopo. Nel 1997 arriva il film Justice League of America, un film pilota senza successo, della durata di 90 minuti circa. Il nostro Flash era interpretato da Kenny Johnston. A inizio anni 2000 esce la serie Smallville, che ho amato alla follia, che andava a raccontare tutte le vicende del nostro giovane Clark Kent dall'inizio a quando è diventato Superman. In questa serie, divisa in 10 stagioni di più di 20 episodi, 22-23, vi erano comunque nuovi personaggi, nuove aggiunte, e nel 2004, nella quarta stagione di preciso, arriva anche Flash, che veniva chiamato Impulse, e il personaggio era appunto Bart Allen. Per questo vi ho detto anche prima che a volte cambiano il nome, che anche in questa serie ho amato alla follia e che quindi tornava anche in qualche episodio successivo per alcuni episodi crossover dove veniva un po' esposta la Justice League. Arrivati negli anni 2011-2012 è nato ciò che viene chiamato l'Arrowverse, ovvero un insieme di serie che andava a comporre la Justice League, o meglio, che andava a comporre ciò che sarebbe diventato poi dopo la Justice League. È partito tutto con Freccia Verde, ovvero con Arrow, che nella seconda stagione introduce anche Flash. E vediamo quindi il nostro velocista scarlatto venire colpito da un fulmine all'interno di un episodio di Arrow, e che quindi poi avrebbe creato la sua serie a sé stante, ovvero The Flash, nel 2014. Il personaggio era interpretato da Grant Gustin, che andava comunque a essere Barry Allen in questo caso, e che sarebbe andato da lì in avanti a fare la sua serie, che è arrivata comunque a 9 stagioni ed è ancora in corso, quindi si sta concludendo proprio in questo periodo, perché la nona è proprio l'ultima stagione. E in questo Arrowverse non è l'unica serie che ha improntato Arrow, ovvero è andata anche ad affiancare altre tipologie di supereroi che sono Supergirl, Batwoman e anche Legend of Tomorrow, che non so se conoscete, sono dei supereroi, delle leggende che sono create dal nulla e che viaggiano nel tempo per risolvere vari problemi in varie linee temporali. Però che dire di questo Flash? Questa serie di Flash, diciamo, ha espanso a limiti infiniti tutto ciò che riguarda l'adattamento fumettistico. Vi spiego, qui troviamo qualsiasi riferimento ai fumetti. Cioè, addirittura c'è l'attore della serie degli anni 90, John Wesley Shipp, di cui vi ho parlato prima, che va a interpretare un Flash in questa serie. Quindi vediamo anche un Jay Garrick, vediamo un Kid Flash, ovvero Wally West, quel Flash di cui avevo parlato prima. Quindi tutti i tipi di Flash che ci sono stati nei fumetti in questa serie li troviamo, ed è per questo che può essere intrigante vedere la serie. CGI a parte, perché purtroppo da quel punto di vista, diciamo, la scarterei. Giunti nel 2016 arriva nel cinema Batman vs Superman, che è un nuovo film del DC Extended Universe dopo L'Uomo d'Acciaio nel 2013, tutto diretto da Zack Snyder. Qui abbiamo un piccolo cameo di Flash, perché venivano introdotti sempre nuovi eroi per formare poi la Justice League, e qui era interpretato da Ezra Miller.
Successivamente vediamo lo stesso attore far parte anche ad altri film, sempre del DC Extended Universe. Arriva nel 2016 Suicide Squad, nel 2017 Justice League, nel 2021 prende parte anche a Zack Snyder Justice League, che è stato un film molto logorato, perché precedentemente il Justice League del 2017 doveva essere diretto a Zack Snyder. Per un problema familiare ha dovuto lasciarlo a Josh Whedon. Egli però scombussolò tutta la sceneggiatura. Così qualche anno dopo il nostro caro Zack riprese in mano la situazione e portò sul canale HBO la sua Lega della Giustizia. Nel 2022 rivediamo il nostro Ezra Miller a interpretare Flash nella serie Peacemaker, una serie da 8 episodi spin-off di Suicide Squad, quello di James Gunn uscito qualche anno prima. E infine, come tutti ben saprete, rivedremo il nostro Ezra Miller di nuovo al cinema tra poche settimane nel film The Flash diretto da Andy Muschietti, dove riprenderà in mano il controllo della situazione. Scusate, in realtà non è vero niente, ovvero farà un casino della Madonna, perché si adatteranno veramente Flashpoint. So che in quell'adattamento Flash farà un casino della Madonna con le linee temporali, quindi non vedo l'ora di rivederlo, anche perché torneranno anche vari attori del passato, il nostro Batman di Michael Keaton, eccetera. Non voglio spoilerare troppo. Se volete qualche riferimento al film, ho fatto un video qualche settimana fa, quindi andate pure a rivederlo. Quindi questi ragazzi sono stati tutti Flash, che sono stati adattati in TV o al cinema. E voi quale preferite? Io sono molto affezionato a Grant Gustin, perché comunque seguo le sue serie da quando ero bambino, però comunque anche Smallville mi è piaciuto un sacco. Il nuovo Flash c'è chi lo ama, c'è chi meno, però sta cercando di salvarsi la vita, tra virgolette, dato che il suo universo lo stanno un po' collassando, dato il nuovo arrivo di James Gunn e Peter Safran nella costruzione del nuovo DC Extended Universe. Quindi non ci resta che aspettare questo film per vedere quali saranno le sorti di questo universo. In ogni caso, io spero che il video vi sia stato di interesse, che vi sia piaciuto. Se così è stato, seguiteci, cliccate sulla campanella, iscrivetevi e noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!